Bentornati sul nostro canale. Quest'oggi prepareremo una frittata di patate cotta al forno, che è un secondo piatto veloce da preparare ma ricco di sapore. Preparandola al forno, ovviamente la preparazione risulterà più leggera che non a seguito di una frittura. Ma andiamo subito a vedere gli ingredienti per 6 persone. Per questa preparazione utilizzeremo una teglia 35x25 da forno, 8 uova medie, 100 g di provolone piccante, 800 g di patate gialle. Se la volete più ricca di patate si può salire fino a massimo 1 kg, 75 g di parmigiano, un ciuffo di prezzemolo, sale, pepe ed olio d'oliva extravergine. Prima cosa da fare è pelare le nostre patate. Una volta pelate le taglieremo a cubetti. A questo punto prendiamo una padella a diametro 28 a fuoco medio-basso, mettiamo dell'olio d'oliva extravergine e facciamo saltare le nostre patate, perché è meglio dargli una precottura veloce in maniera tale da far sì che all'interno del forno la nostra preparazione non abbia bisogno di tempi lunghi di cottura. In questa preparazione metteremo il coperchio sulla nostra padella. Una volta che le patate sono cotte, andiamo a rompere le nostre uova, aggiungere il sale e sbatterle. Una volta sbattute, aggiungeremo il parmigiano, il prezzemolo e il pepe. Ora non ci resta altro che aggiungere le nostre patate, mescolare e lasciare riposare per circa 20 minuti. E le patate le metteremo tiepide, non calde. Lasciamo 20 minuti riposare per far sì che il composto si amalgami ben bene. Prendiamo la nostra teglia e la oliamo con l'olio extravergine d'oliva. Siccome è una teglia antiaderente, se spalmiamo ben bene l'olio su tutto il fondo e sui bordi della nostra teglia, non abbiamo bisogno di utilizzare la carta forno. Versiamo il nostro composto nel nostro tegame. Ora andremo a mettere sopra le nostre fette di provolone. Questo è un piatto che si presta a molte e le più disparate varianti. In questa preparazione ho messo sopra le fette di provolone, quindi si gonfierà dai lati la nostra frittata, il provolone lo terrà basso, però formerà una crosticina molto molto saporita, appunto formata dal nostro provolone. Nelle varie preparazioni potete mettere altri tipi di formaggio, metterli all'interno dell'impasto e se volete potete arricchirla anche con del prosciutto o con quello che vi serve. Il tempo di cottura è di circa 20 minuti in un forno preriscaldato a 180 gradi. Comunque, quando vedete la superficie ben colorita, la nostra frittata è pronta. A questo punto lasciate intiepidire, perché questo è un prodotto che si gusta meglio se è tiepido e non caldo caldo, e servite a tavola. Speriamo che questa ricetta vi sia piaciuta, quindi cliccate su mi piace, iscrivetevi al canale per vedere tante altre sfiziose ricette. Buon appetito da Max e Cocco!